Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi parliamo di Atmos in maniera molto più ampia con alcuni miei amici e colleghi per capire esattamente a che punto siamo in questo nuovo universo di ascolto. Ogni volta che devo fare un video complesso non si sa mai da dove partire, soprattutto perché non so da dove partono le nozioni di chi lo guarda. Rischio inevitabilmente di annoiare i più esperti che puntualmente riprendono alcune inesattezze nelle formule e che ringrazio ogni volta, o di entrare in argomenti troppo complessi per chi invece è alle prime armi o chi ha lacune in diverse aree di questo settore specifico. L'argomento di oggi è tra i più complessi ma anche tra i più interessanti, perché ci stiamo tutti dirigendo verso l'ascolto e di conseguenza il mix dell'audio immersivo. Complicato perché richiede chiaramente nozioni molto specifiche rispetto ai precedenti sistemi di ascolto come il panning surround, il segnale stereo, quello multicanale e infine l'HRTF. Se non abbiamo idea delle quattro cose che ho appena menzionato, sarà complesso seguire questo video. Ma per vostra fortuna ho fatto già dei video su questi argomenti, soprattutto un video dedicato al PAN con Fire the PAN di Acoustic Audio, che trovate sempre su questo canale, e quello relativo all'ascolto in cuffia nei vari video sul mix in cuffia. Se invece siete abbastanza nerd e assidui follower di questo canale, e quindi avete già visto i video di cui stavo parlando prima, siamo pronti per immergerci letteralmente in questo nuovo universo. Al termine del video vedremo anche quali sono i problemi che andremo ad incontrare in questo nuovo universo, perché, come vedremo, non è tutto rose e fiori come vogliono farci credere o farci pensare i signori del marketing. E visto che i miei video non sono sponsorizzati, perché nasconderli? Secondo me l'Atmos è una buona cosa, cioè nel senso che è vero che siamo rimasti ancorati a un sistema di riproduzione stereofonico che ormai ha fatto il corso degli anni e a più riprese hanno provato a renderlo quello che doveva essere multicanale, cioè l'idea di base dell'Atmos di poter trasmettere su un set qualsiasi di speaker, no? È un'esigenza, perché quando tu vai in un cinema c'è questa esigenza, quando tu hai bisogno di fare una riproduzione come quella adesso degli U2, no? Lì a Las Vegas, sei in una struttura dove tu hai bisogno comunque di indirizzare più speaker, tener conto, no, di come suona la roba direzionalmente da varie direzioni. Cioè, secondo me è una cosa molto buona e il fatto che a più riprese si provi ad andare in questa direzione indica che c'è un'esigenza, quindi funziona abbastanza bene, il concetto c'è. E tutto sommato Dolby e anche un po' Apple dopo hanno fatto un ottimo lavoro di marketing e anche un po' hanno investito anche un sacco di soldi per renderlo realizzabile. Perché in passato poi molti fallimenti dei tentativi, chiamiamoli così, di audio spaziale sono dovuti al fatto che non c'è stato un investimento, per esempio per la traduzione del vecchio materiale che non era Atmos in Atmos o comunque in audio spaziale. Quindi è tutto corretto ed è anche il futuro, perché se devo ragionare su come sarà il futuro, metaverso o no, comunque noi saremo sempre più legati a degli ascolti binaurali dentro degli spazi virtuali, cioè è tutto corretto, è tutto perfetto. Per chi non sa assolutamente nulla di sistemi surround, diciamo che la ricerca di un sistema di ascolto immersivo e più coinvolgente per gli spettatori cinematografici risale agli anni 40 dagli studi Disney e il loro famosissimo Fantasound. Il sistema era semplice: invece di utilizzare soltanto due casse poste di fronte allo spettatore, era sufficiente aggiungerne altre posteriormente, dove appunto inviare dei suoni o degli effetti speciali. Ricordiamoci che negli anni 40 ancora non c'erano registratori multipista.
Questo sistema precludeva il fatto che servissero più piste audio per inviare alcuni suoni specifici ad alcuni speaker specifici. La ripresa e trasmissione invece di un suono surround è ancora più antica e non prevedeva quindi la registrazione, bensì soltanto l'ascolto in cuffia di più microfoni che riprendessero l'ambiente dello spettacolo. Il sistema si chiamava teatrophone o teatrofono. Approfondiremo tutto questo aspetto storico in un video dedicato proprio a questo. Il Fantasound infine si trasformò nei più moderni Dolby 5.1, THX e aggiungendo sempre più speakers nel nuovo Dolby Atmos e infine nel sistema Special Audio di Apple. Ho fatto fino ad oggi centinaia di video sul mix stereo e anche sul mix in cuffia e proprio sul video del mix in cuffia ci si è avvicinati al concetto dell'HRTF, che sta per appunto Head Related Transfer Function. Proprio l'HRTF è alla base della comprensione del sistema immersivo. Vediamo insieme di cosa si tratta in modo molto molto semplice. Per arrivare a capire come un sistema di ascolto immersivo venga ricreato in cuffia è necessario analizzare il comportamento fisico del suono con le casse, quindi quelle esterne. Riprendendo quindi la serie di video che ho fatto sul mix in cuffia, ricordiamo che la grande differenza dell'ascoltare musica in cuffia ed ascoltarla da due monitor di fronte risiede proprio nel coinvolgimento che questi monitor hanno nell'ambiente di ascolto. Fare un video su come suonano un paio di casse è sempre stato un problema, perché chiaramente se non le si ascoltano nel proprio ambiente ha veramente poco senso, anzi, a mio avviso non ne ha. Quando le casse suonano in una stanza, facendo arrivare il suono al nostro orecchio in modo alterato proprio a causa della somma tra il suono proveniente dallo speaker e il suono di risonanza della stanza stessa. Possiamo dire che quando ascoltiamo una cassa ascoltiamo effettivamente 50% o 60% dello speaker, 50 o 40% di stanza. Ed è per questo motivo che spesso si spende un patrimonio per tarare la stanza nel migliore dei modi possibile, evitando che queste due fonti si annientino totalmente o parzialmente a vicenda. Ma cosa accade nella realtà? Le nostre orecchie non percepiscono il suono proveniente da una sola direzione specifica, perché una porzione di questo suono viene comunque percepita da entrambe le orecchie. Un suono posto sulla cassa sinistra sarà comunque percepito in modo minore anche dall'orecchio destro, perché si riflette proprio nell'ambiente dove lo speaker sta suonando. Questo non può accadere in cuffia, perché gli speaker vanno esattamente in una delle due orecchie, a meno che non interveniamo artificialmente con dei plugin di emulazione della stanza, come ad esempio Sienna di Acoustic Audio, che abbiamo anche visto spesso su questo canale, e che ci restituisce un ascolto binaurale in un ambiente campionato, appunto. Binaurale possiamo quindi identificarlo come il risultato dell'ascolto del suono in un ambiente specifico, e questo ci dà grosso modo idea della dimensione dell'ambiente e della direzionalità del suono. Quando un suono viene creato, viaggia attraverso lo spazio in modo direzionale in un'onda sferica. Questa onda di suono si espande verso l'esterno, quindi come una sfera, da una sorgente in ogni direzione, come una sfera appunto in rapida espansione. Non ci facciamo trarre in inganno dai vari disegnini che ci mostrano l'onda sonora come un lago increspato. Va bene come esempio basico, ma non è quello che accade realmente. Le orecchie, la testa, le spalle e persino il busto contribuiscono all'HRTF, in particolare le dimensioni e la massa della testa, la forma dell'orecchio, la lunghezza del diametro del condotto uditivo e le dimensioni delle cavità orali e sinusali contribuiscono a manipolare tutte le onde sonore in arrivo, aumentando alcune frequenze e attenuandone altre. Questi cambiamenti nel profilo di frequenza di un suono aiutano a creare una prospettiva e una percezione uniche per l'ascoltatore. Questi cambiamenti aiutano anche l'ascoltatore a individuare la posizione della sorgente sonora. L'HRTF è il cambiamento del profilo di frequenza della sorgente sonora in base alle caratteristiche uniche dell'ascoltatore, quindi. Ecco perché quando sento parlare di linearità o suono flat o suoni flat mi viene un po' l'orticaria.
sono tutti messaggi di marketing assolutamente fuorvianti che contribuiscono a generare confusione e frustrazione in coloro che poi cercano di acquistare un prodotto in base a questi parametri. Il modo migliore quindi di avere un ascolto binaurale è quello di registrare in modo binaurale. Anche su questo argomento ho fatto un video che verrà presto pubblicato sulla serie JGR Caffè e quindi vi invito a schiacciare subscribe ed attivare la campanella per rimanere aggiornati proprio anche su questi argomenti. Abbiamo capito quindi quanto diverse fonti interagiscano con l'ambiente in un modo appunto in cui sono collocate e la nostra personale interpretazione di questo ascolto. Possiamo iniziare a pensare di comprendere quindi la tecnologia Atmos. Come già accennato nei video scorsi, ascoltare un suono stereo non è ascoltarlo in binaurale, anche se entrambe possono essere ascoltate appunto in cuffia. Capisco che questo concetto possa creare già confusione in molti, ma semplifichiamo con ascolto stereo in cui un suono può muoversi da destra verso sinistra spostandosi per il centro, per un effetto appunto di crossfeed, quello di cui parlavo prima. Ascoltando dalle cuffie, il centro viene ricreato quindi in modo virtuale, il famoso centro fantasma o ghost center, tante volte appunto lo abbiamo trattato proprio su questo canale. L'ascolto binaurale ci fa invece percepire i suoni in modo più sferico, quindi provenienti da dietro, da sopra, da sotto. Con Ugo Zuccarelli abbiamo affrontato questo discorso proprio rispetto al sound olofonico in un altro video. Per il momento rimaniamo sintonizzati sull'ascolto binaurale di cui stiamo parlando. Un comportamento quindi di ascolto Dolby 5.1 o Atmos che sia in una stanza equipaggiata può quindi essere tradotto in un ascolto binaurale. Ma vediamo insieme come. Il Dolby Atmos non è una novità, anzi esiste da più di 10 anni, ma praticamente era relegato all'aspetto sonoro cinematografico, come formato appunto audio da utilizzare nei film. Il Dolby Atmos Music, tuttavia, è stato introdotto solo nel 2019 con i primi missaggi che sono stati effettuati da pochi ingegneri del suono in pochi studi attrezzati per il missaggio di questo tipo di formato. Tutto cambiò nuovamente 2 anni fa quando Apple entrò a gamba tesa nel mercato in questo formato nel giugno del 2021 con il suo supporto per Dolby Atmos, aggiungendo migliaia di brani mixati in Dolby Atmos al servizio di streaming Apple Music. Come era facile immaginare, la potenza mediatica, nonché quella economica, del colosso di Cupertino era difficile da contrastare, portandosi immediatamente e definitivamente come nuovo standard di mercato per il nuovo sistema di ascolto musicale del futuro. Mentre prima era necessario disporre di licenze Dolby, apparecchiature e sistemi di codifica dedicati, Logic X venne distribuito con il sistema Atmos Mix e Render gratuito al suo interno. Tutto questo ha provocato, come era immaginabile, un effetto a catena nella comunità della produzione audio. Gli studi di missaggio si sono messi a fare i conti per capire se fosse possibile passare al Dolby Atmos per rimanere competitivi e chiaramente i tecnici del mix si sono chiesti se dovessero uscire da questa zona di comfort che era il segnale stereo per entrare appunto nel selvaggio West del Dolby Atmos. Viene percepito da molti come un fenomeno ancora distante, una novità non assodata, ma è effettivamente la direzione finale verso cui tutti ci stiamo dirigendo. Ecco perché ho deciso di fare questa serie di video sul canale soltanto dopo che tutte le software house e le piattaforme di streaming avessero accettato un formato quasi standard. Per chi volesse iniziare ad intraprendere una carriera di mix engineer Atmos, vi metto un link nella descrizione dove appunto Dolby Professional riporta tutte le specifiche del sistema e come utilizzarlo seguendo le linee guida ufficiali. Gli appunti che sto usando per fare questo video risalgono invece al 2020. Che cosa ci aspetta? Il Dolby Atmos è composto da 2 elementi chiave, descritti come
immersive e object oriented o object based. Immersivo significa che invece di un campo sonoro pseudo bidimensionale, ad esempio 5.1 o 7.1, dove appunto le casse sono ai nostri lati, Dolby Atmos è in grado di offrire un campo sonoro tridimensionale. Non è una novità, come dicevo prima, basta montare alcuni diffusori anche sul soffitto ed aggiungere canali al formato surround per essere pronti per l'immersività. Ovviamente non è un sistema semplice da tarare e sistemare da soli. Il vero vantaggio del Dolby Atmos è però il passaggio da un sistema tradizionale basato sui canali che noi utilizziamo sul mixer ad un sistema basato sugli oggetti, che crea diverse sfide per il monitoraggio dei nostri Dolby Mix Atmos e ovviamente un disorientamento generale alle fondamenta del mix audio. Quando mixiamo in stereo o in surround abbiamo un numero specifico di diffusori che usiamo per monitorare durante il mix e quando il consumatore finale ascolta quel mix avrà lo stesso numero di diffusori mono. Semplifichiamo molto il discorso perché, come dicevo, disorienta un po' chi è a digiuno di queste nozioni. Quando ascoltiamo in stereo abbiamo due diffusori, semplice, left e right. Poi l'incrocio di questi due diffusori genera quello appunto che chiamiamo God Center o centrofantasma. Ne abbiamo largamente parlato, come vi ho detto. Passando invece ad un sistema surround, abbiamo invece 5 o più monitor mono che alterano non poco l'immagine stereo e richiedono quindi uno sweet spot ben preciso per essere ascoltati al meglio. Tutto chiaro fin qui? Ignoriamo per un momento le variabili come i diffusori mono, quindi le marche dei diffusori o i vari meccanismi di down mix. Quando mixiamo in Dolby Atmos non abbiamo la minima idea di quale disposizione dei diffusori abbia l'ascoltatore finale, quando effettivamente ascolterà il nostro file di mix. Il concetto alla base del Dolby Atmos, come abbiamo visto, è diverso da quello del Dolby Surround. È quindi quello di creare e distribuire un unico file wave, multicanale chiaramente, che può adattarsi automaticamente ad ogni disposizione, configurazione di speakers che l'ascoltatore avrà infine nella sua stanza o in cuffia. Come poter fare in modo che tutto questo sistema funzioni? Diventa un bel grattacapo per chi missa, quindi per i mix engineer. Quale disposizione dei diffusori devo scegliere per il monitoraggio quando vado a creare un mix Dolby Atmos se ci sono così tanti scenari, così tante variabili di riproduzione per il consumatore finale? Non è facile come quando mixiamo in stereo, dove appunto possiamo semplicemente premere il pulsante mono e verificare velocemente la compatibilità mono del nostro brano, che potrà essere suonato da uno speaker Bluetooth, da un paio di cuffie, da altri speaker in macchina, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le situazioni in cui il segnale stereo è necessariamente compromesso. Servirebbero più pulsanti di compatibilità per ogni formato, 7.1.2, pulsante 5.1, pulsante 7.1, pulsante stereo, pulsante binaurale, eccetera, eccetera. Un sistema che rappresenti le varie opzioni che un ascoltatore potrebbe avere quando ascolta il nostro mix, quindi. Questo diventa una parte del workflow del mix Dolby Atmos. Diamo un'occhiata al pulsante di compatibilità prima di scoprire tutti gli ostacoli che incontreremo lungo questa strada. In questo possiamo essere aiutati dal renderer. Il renderer è il cuore del sistema Atmos, eccolo qui. Un formato audio basato su oggetti, quindi non più su tracce come eravamo abituati a vedere fino ad oggi. Un mix Dolby Atmos non ha un mix bus con una specifica simile a quella dello stereo. Nel nostro bus infatti possiamo far arrivare fino a 128 segnali audio, ho detto segnali non canali, ecco perché appunto li definiamo oggetti, memorizzati separatamente con la loro posizione nello spazio X, Y e Z. Sono quindi tanti segnali che contengono, oltre al suono, anche dei metadati relativi alla loro posizione spaziale. Sarà il render o renderizzatore a compattare il tutto in un nuovo file, in grado di essere tradotto poi verso qualsiasi formato audio basato appunto sui canali 7.1, 5.1, stereo, eccetera, eccetera. È un file che verrà di volta in volta interpretato dai dispositivi che lo andranno a suonare. Dalla parte dell'ascoltatore,
qualsiasi dispositivo di riproduzione Dolby Atmos avrà lo stesso decoder incorporato. Riceve quindi il file Dolby Atmos dal servizio di streaming come ad esempio Apple Music o Tidal o Amazon, un file che contiene i segnali audio separati e i relativi appunto metadata spaziali e lo renderizza in tempo reale in un segnale audio specifico basato sui canali che abbiamo, quindi che l'ascoltatore ha a disposizione in cui si trova. Venendo dal sistema stereo, anche noi cerchiamo di rendere i nostri mix monocompatibili per far sì che il lavoro dell'artista venga apprezzato anche quando viene riprodotto sugli altoparlanti Bluetooth mono o in discoteca dove lo stereo non esiste o al supermercato ad esempio o in auto. Però mentre in quel caso avremo comunque la perdita di alcune informazioni contenute nel segnale stereo, con il sistema Atmos potremmo avere una conversione in tempo reale del mix in modo che si adatti al nuovo formato di ascolto. Lo stesso motore di rendering Dolby, Atmos Render quindi, standalone, quindi la versione esterna, lo troviamo oggi perfettamente integrato, come vediamo, in Studio One 6.5 come anche nelle altre DAW. A differenza di un'uscita fissa basata sui canali di un dispositivo di riproduzione Atmos Consumer, Studio One ci permette di selezionare il formato di uscita regalandoci una sorta di pulsante di compatibilità. Potremo avere un set di diffusori, ad esempio 7.1.4, e selezionare il renderer di Studio One su quella configurazione. Oltremodo, in qualsiasi momento, possiamo passare, eccoli qua, possiamo quindi alterare il bed e ovviamente la configurazione degli speaker per avere poi sempre un monitoring binaurale di quello che accade nel passaggio tra i due formati. Oltremodo, in qualsiasi momento possiamo passare quindi ad un render diverso come il 5.1 per ascoltare come funziona il mix in un sistema 5.1. Quando invece ci sono i canali dedicati ai segnali in altezza, i diffusori in alto, per intenderci, vengono ripiegati verso i canali surround, oppure si può selezionare 2.0 per ascoltare una versione stereofonica a una dimensione del mix Atmos 3D e infine come verrà trasformato il nostro mix Atmos quando lo ascoltiamo in cuffia in modo binaurale. La parte negativa di Atmos, secondo me, almeno a oggi, è che non esiste un vero e proprio standard, o meglio, apparentemente c'è questo standard di Dolby, che è uno standard a tutti gli effetti, perché loro ti dicono come devi costruire lo studio, come devi disporre gli speaker, che tipo di speaker mettere. Il problema è che il modo in cui viene fruito questo standard è talmente variabile da rendere l'esperienza troppo differente a seconda di che cosa hai davanti, che questo vale anche per i sistemi stereofonici, cioè quando tu prendi degli speaker come non so Amphion rispetto che ne so alle cassettine non so della Yamaha, effettivamente c'è una differenza abissale. Quindi noi siamo abituati comunque a sentire su sistemi molto differenti la musica. Per esempio noi abbiamo oggi tanti tipi di Atmos, abbiamo Tidal, abbiamo che poi sta seguendo quello di Dolby normale, poi abbiamo Apple che sta creando uno standard nello standard, poi abbiamo varie versioni binaurali fatte da vari sviluppatori, come per esempio Steinberg. Cioè quando tu vai a vedere l'ascolto in cuffia, quando vedere come viene riprodotto, è vero che esiste un componente che è il Dolby Render che è ufficiale ed è così per tutti, però è anche vero che poi il Dolby Render funziona benissimo se tu poi vai su degli speaker fisici, ma già se vai in cuffia poi mancano degli elementi. Questi elementi ogni sviluppatore aggiunge i suoi, anche noi abbiamo aggiunto il nostro, noi abbiamo campionato un po' quello di tutti per cercare di avere una specie di layer comune, ma il problema è che noi abbiamo campionato delle cose finché sono campionabili, ma se la Apple mi rende questo sistema legato a un HRTF personale, dove io posso muovere la testa, io non ho lo stesso algoritmo che fa le stesse cose, già io non riesco a essere compatibile al 100% con loro, ma anche gli altri non riescono a essere compatibili con loro. Cioè per me il problema è questo dell'Atmos, non è un problema né sull'intenzione né sulla bravura degli ingegneri che lo fanno, né, cioè tutto corretto, ma alla fine questo Atmos qual è? Cioè come il metaverso, quando dicono andiamo verso il metaverso, qual è il metaverso? Di chi? Cioè questo è il problema, e io ho un problema da questo punto di vista.
L'audio binaurale non è, come abbiamo visto, una novità neanche lui. Abbiamo visto sviluppate e sviluppate tantissime tecnologie in passato in grado di registrare e riprodurre ambienti e suoni in tre dimensioni nel formato binaurale in cuffia. In cuffia perché proprio negli ultimi 5 anni si sono verificati due fattori che hanno portato questo formato in primo piano assoluto rispetto all'ascolto in cassa. Il primo fattore è il passaggio della produzione al consumo di audio immersivo, come abbiamo visto. Il secondo è il cambiamento delle abitudini dei consumatori, che hanno sposato l'idea di ascoltare l'audio principalmente in cuffia, a differenza degli ultimi 30 anni, dove ancora era preferibile mettersi comodi davanti ad un impianto stereo. Questo insieme di due fattori ci fa capire che ora gli ascoltatori sono più propensi ed abituati ad usufruire di musica in cuffia rispetto a prima. Questo aspetto socio-culturale non appare così importante per il mix Atmos di un film, quanto invece diventa estremamente importante e interessante per la musica in Dolby Atmos, che verrà ascoltata quindi in cuffia e nel prossimo futuro con alcuni tipi di cuffie. Apple in questo si è mossa in anticipo su tutti con il loro sistema Spatial Audio e le AirPods Pro, ma ne parleremo appunto in seguito. Trasformare quindi un sistema Atmos in un sistema binaurale è fisiologico ed è il compito affidato appunto al Dolby Atmos Renderer, che offre proprio questa opzione di monitoring. Inoltre è possibile regolare con precisione l'esperienza dell'audio binaurale impostando ogni canale audio su una delle 4 modalità che vediamo qui, off, near, mid e far, che rappresentano diversi modelli di HRTF. Si pensi alle diverse riflessioni, ad esempio nella stanza, anche se si fa sempre più spesso riferimento ad un HRTF personalizzato, che si chiama appunto PHRTF. Grazie a queste impostazioni è possibile assicurarsi che il mix binaurale in cuffia suoni il più possibile simile alla riproduzione dai diffusori 7.1.4. Le caratteristiche individuali delle orecchie, inoltre, influenzano il modo in cui percepiamo i suoni intorno a noi. Per ricreare spazi virtuali in cuffia, queste caratteristiche vengono quantificate matematicamente come una funzione di trasferimento legata alla testa, appunto, o HRTF, di cui abbiamo parlato. Dolby ha recentemente creato un nuovo sistema chiamato Beta, che genera un file PHRTF con un'applicazione per lo smartphone molto simile a quello che propose anni fa Audiz e che personalmente non ho mai trovato funzionale per diverse ragioni, anche se racchiude la voglia di creare qualche cosa di effettivamente utile. Vedremo poi in un altro video i pro ed i contro di questo sistema. La riproduzione binaurale si è poi fino ad oggi affidata all'HRTF predefinito, che ignorano quindi la diversità degli individui, e questo ha creato una selvaggia incoerenza nel modo in cui l'audio immersivo viene percepito in cuffia. A mio avviso è invece un modo per mascherare alcuni problemi che vedremo in seguito. L'idea di Dolby è quella di creare un Dolby Atmos personalizzato, quindi un Dolby Atmos Personalized Rendering, che riconosca l'unicità di ogni creator, quindi mix engineer pare vecchio come termine, per offrire a tutti un'esperienza in cuffia sempre più spettacolare. Ma anche se sembra tutto bello e funzionale, i problemi non sono terminati. C'è qualche dettaglio nascosto di cui dobbiamo essere consapevoli, o il nostro sogno di avere un mix binaurale che suoni più vicino possibile all'Atmos prodotto dai diffusori potrebbe trasformarsi in un incubo quando lo riascoltiamo da un servizio di streaming. A metterci i bastoni tra le ruote dopo averci deliziato con questa tecnologia, purtroppo, è sempre Apple. Croce e delizia del sistema Atmos. Visto è che comunque Apple esce con una cosa che chiama Spatial Audio, che non è l'Atmos, perché c'è un trademark, quindi, ma chiaramente anche il codec è diverso, quindi chiaramente è tutto diverso. Il codec che usa Apple è un codec vecchio, certo, rispetto al codec che usa Dolby, che invece, certo, è la C4 Immersive Stereo, che è proprio un codec completamente diverso, simile, diciamo, certo, alla C3, però un po' più espanso. Per cui Tidal e Amazon fanno uno streaming doppio. Cioè, se te ascolti con le cuffie ti danno la C4, quindi, certo, la
traslazione in binaurale è fatta dalla C4. Se ascolti con gli speaker, vanno direttamente nel vecchio standard. La Apple invece trasmette solo nel vecchio standard, e il problema di chi esporta poi le song da Logic è che si ritrova una song che è ascoltata, trasmessa da iTunes Music, suona completamente diversa. Infatti ci sono molti ingegneri che adesso hanno sistemi doppi, tripli per poter provare anche l'ascolto in real time e cercare di farsi un'idea. Allora, il sistema non è così diverso dai vecchi, cioè i massi ingegneri che fanno adesso, per dire, lo stereo e quindi sentono su speaker diversi per vedere come trasla. Cioè, il concetto è lo stesso, quindi possiamo dire che non siamo di fronte a una cosa problematica insormontabile, però. Quando uno dice, hai sentito questo brano in Atmos? E uno dovrebbe anche fargli la domanda, dove lo hai sentito? Perché? L'hai sentito in uno studio? Perché anche lì noi abbiamo fatto un po' di campionamenti di studi Atmos, e ti posso assicurare che la resa e il risultato finale è completamente diverso a seconda dello studio. Tu dirai, è normale, accade anche quando io vado in uno studio che ha delle gelle che rispetto a delle NS10. È verissimo, cioè è vero. Però l'Atmos che dipende da degli equilibri molto precari, perché poi sono delle equalizzazioni molto forti che vengono create dalla posizione spaziale, e soffre un po' di più di uno speaker, cioè sono problemi di farlo traslare molto più complessi. E la parte che ho visto io è che allora, se tu non sai se quello lo stai usufruendo come in cuffia, stai usufruendo in cuffia con un software di correzione, con quello della Apple che già si muove, perché adesso ci sono o con un HDTF personale o con HDTF generica, perché questo è un altro problema serio, oppure se cambia lo standard di compressione o lo standard in cui vengono codificati anche i canali, perché come dicevamo poi c'è anche il problema di Apple che per un periodo ha fatto una specie di 5.1, non codificava gli speaker in alto, no? E poi anche lì bisogna vedere tutta una serie di condizioni. Quando tu invece usufruisci della musica in uno spazio fisico già va un po' meglio, perché poi alla fine disponi gli speaker in una certa posizione e hai quel risultato. Ora mi dicono ci sono le barre, no? Che permettono di riprodurre l'Atmos, e c'è anche l'Atmos nelle automobili, no? Quindi si dovrebbe diffondere. Ma ogni cosa che viene aggiunta è una picconata allo standard, perché in realtà non sono sistemi identici, sono tutti diversi. Per esempio, adesso c'è la Apple che fa una specie di pseudo spaziale dal telefono quando tu lo senti, diciamo, senza cuffie, no? Tu ti metti il telefono davanti, si può sentire praticamente molto direzionali i vari speaker, no, dell'iPhone, e ti riproducono una specie di binaurale sfruttando questa direzionalità, no? E io dico, quindi in quante declinazioni ce l'abbiamo questo audio spaziale? E alla fine, in tutta questa confusione, non saprei come farlo. Quindi molti, per fare un Atmos che funziona un po' ovunque, cioè per fare in modo che trasla, alla fine lo castrano, cioè alla fine cosa fanno? Fanno una specie di pseudo stereo in cui aggiungono qualche cavolatina che tutto sommato non sposta troppo il mix, e quindi arrivano a un risultato finale che tutto sommato è uno stereo un po' glorificato. E invece, l'Atmos andrebbe usato in maniera da sfruttare tutte le potenzialità. Nel nuovo corso di Studio One 6, che sarà presto disponibile sulla mia piattaforma prodiolearning.com, ci saranno tantissime lezioni e mix in Atmos, oltre ad alcuni video sulla storia del surround per coprire tutto l'universo immersivo, oltre a video interviste con gli esperti e gli inventori di questo settore. Il corso di Studio One 6 sarà gratuito per tutti coloro che acquistano oggi il corso di Studio One 5, o per chi lo ha acquistato quest'anno. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!